Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi siamo molto molto seri perché sto per farvi vedere un video importantissimo che ha caricato uno youtuber italiano che ringrazio ovviamente, si chiama Mr. Brain, perché ragazzi è giusto che questo video vada condiviso e fatto girare il più possibile per tutti gli utenti e i giocatori di Fortnite. Ragazzi, stiamo per vedere una clip anche abbastanza lunga, un montaggio di tutti gli hacker che sono presenti su Fortnite. Ragazzi, per questo, prima di andare appunto a commentare e a vedere assieme la clip, vi ricordo una cosa importantissima che anche lui ha fatto. Se ragazzi vi capita per qualsiasi motivo di entrare in una partita hackerata, uscite subito, perché c'è il rischio di vedere il vostro account bannato e quindi la perdita di tutti i soldi che avete investito nel vostro profilo. Andiamo subito a vedere, ragazzi, è serissima questa cosa, è serissima. Questo è un utente francese, guardate, sta subendo danno, non capisce da dove va giù, ragazzi, e va giù così, e la sua faccia è veramente molto scandalosa, nel senso perché non si è veramente capito come abbia fatto e da dove questo giocatore a morire. Lo andremo a rivedere meglio. Ecco ragazzi, questo è proprio quello che un hacker può vedere. Come vi stavo già dicendo, andatene via subito dal match, perché questo ragazzi è quello che succede. Questa è la clip che abbiamo visto in precedenza, ed ecco qua questo giocatore, questo streamer francese che inizia a subire danno rimanendo dentro una casa e va giù e viene ucciso. Non riesce neanche lui a capire come sia possibile. Solo dopo pochi secondi viene, diciamo, gli viene suggerito dai suoi followers che è stato hackerato. Come vedete, ragazzi, la sua faccia, voi non la vedete perché sono davanti io, completamente devastata. Questo è l'hacker che l'ha ucciso, ragazzi. Guardate, si chiama Mikalow, si chiama. Ci sono molti youtuber hacker. No, questo è un altro utente che viene ucciso dall'hacker, ragazzi. È veramente incredibile le patch che possono avere questi hacker per potervi buttare giù. Adesso vedrete che cosa vediamo. Ecco, questa è proprio la visuale da parte di un giocatore che sta hackerando Fortnite. Come vedete, riesce a vedere attraverso ogni muro, ogni abitazione, la distanza, la salute e tutte le informazioni sul personaggio nemico. Questa ragazzi è una clip interessante invece, la clip dell'altalena. Si dice, non ho ancora capito se fosse vero o no, che due player si sono fermati su queste altalene a Retail Row e cominciando a saltarci sopra, come vedete c'è un bug veramente veramente molto evidente, il team di Epic Games abbia deciso di bannarli dal gioco. Questo succede anche, o meglio succedeva perché lo hanno sistemato nel bug che c'era nel campo da calcio a 5, quello coperto, dove si rimaneva incastrati tra la parte dietro della porta e il contorno del campo da gioco. Non si sa bene perché, ma il sistema probabilmente riconosce che i giocatori che stanno facendo quello che vedete proprio in questo momento potrebbero essere potenzialmente degli hacker e quindi c'è il rischio ban. Poi per sicurezza, ragazzi, lasciate perdere le altalene perché ancora succede. Cercate di evitare di fare cose strane, tra virgolette, che potrebbero succedere in Fortnite. Qua continuiamo a vedere come appunto i giocatori sfruttino questo bug e appunto succeda il ban. Andiamo avanti, ragazzi, proseguiamo in quello che è tutto questo discorso, e come vedete, se per caso doveste essere bannati da Fortnite, vi capiterà una finestra come quella che state vedendo adesso, non potete più entrare nel vostro account e vi dice che siete bannati. Questo ragazzo è Blazkratz, un utente che ha avuto un successo enorme su YouTube perché mostrava appunto le sue partite da hacker. Come vedete, continuano a vedersi, ragazzi, tutte le informazioni sui giocatori avversari, la distanza, la salute, si vedono colorati, si vedono attraverso i muri. È veramente una cosa, a parte molto antisportiva, anche allucinante se
ci pensiamo bene, perché adesso ragazzi vedremo come vanno a killare. Guardate, guarda, 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 qua lo killano senza neanche vederlo. Guarda quanta gente vede, guarda quanta gente vede, è incredibile. Vede, guarda, guarda. Cioè, ma è ovvio che vinci, nel senso, è ovvio, li ammazza facile facile. Guarda, è incredibile ragazzi come possano gli hacker entrare su Fortnite. Tutti i giocatori ovviamente non hanno modo di potersi salvare, anche perché sembrerebbe che non possiate neanche essere ittati. Cioè qua, guardate che colpi fa col vampa fucile, guarda che colpi fa, guarda, 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 col vampa ragazzi, col vampa qua tira giù l'albero e poi tira giù anche il tipo, incredibile. Addirittura qua ci saranno 200 metri che lo distanziano dall'altro giocatore e senza problemi, senza paura, riesce ad andare ad hackerarlo. Anche qui ragazzi, cioè incredibile, sembra davvero che anche la mira rimanga esattamente sulla testa degli avversari. Guardate qua, un hacker sulla pistola ragazzi, questo si fa 4 giocatori, 1, 2, il 3 se ne fa, e mo si fa anche il terzo, guarda, con la mitraglietta, tac, cioè ma da una distanza che non ha senso poter buttare giù la gente, 1, 2, aspetta che si fa anche il terzo che scende, attenzione, cioè ma ti sembra, lui salta ed è già sulla testa dell'avversario ragazzi, incredibile, incredibile, guarda con la pistola, guarda, guarda, adesso arriverà la parte della clip dove ti fa vedere come si può hackerare anche la pistola, il revolver. Qua siamo nel campo da calcio che vi dicevo anche prima, quello con le porte dove si bloccano, lui va a modificare con in mano il piccone, adesso probabilmente andremo a vedere che cosa succede, non ricordo bene questa clip, ci sono mi sembra degli avversari là davanti, lui si barrica sopra e non si è ben capito questa parte. Anche qua ragazzi, anche qua, da distanze improponibili, guardate come va a killare la gente, ma stai scherzando, ma stai scherzando, guarda, con la pistola attraverso gli alberi, attraverso gli alberi, guarda, 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 lui è tranquillo sulla collina, se ne va molto easy, vede la gente, probabilmente qua c'ha la mira automatica, perché non si sa bene perché vado a sparare, intanto con l'AR, scusate, non con la pistola. Qua vediamo un altro utente che sta sparando senza nessun problema verso le case e va a tirare giù la gente. Guardate che roba, guardate che roba, guardate che distanza, guardate che distanza, come li butta giù raga, come li butta giù, da dove, guarda, 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 l'ha buttato giù da un chilometro, l'ha buttato giù con l'AR. Di nuovo qua un altro utente che è appena stato hackerato da questo hacker, che adesso vi fa vedere appunto, come vi annunciavo poco fa, i colpi di pistola. Guardate che roba, guardate, dovrebbe far vedere adesso che si va a killare gente completamente a caso con il revolver. Intanto qua il ragazzo completamente disperato, cioè adesso se la sta ridendo, però che è stato hackerato. Vi ricordo ragazzi, uscite, uscite sempre se siete sotto attacco di hacker. Guarda qua, guarda qua, lui va a sparare, si butta giù la gente tranquillamente così, da in mezzo all'albero, senza neanche vederli ragazzi, senza neanche vederli. Guarda, incredibile, incredibile, e purtroppo triste direi, come gli hacker possono addirittura entrare in un gioco così bello come Fortnite. Veramente un peccato ragazzi, veramente un peccato che vengano hackerate le persone anche così. Questo è un utente famosissimo di YouTube, uno streamer veramente famosissimo, e anche lui addirittura credo sia stato buttato giù, addirittura è stato addirittura sloggato dal match perché c'era nella sua partita un hacker, qua lui molto triste. Questo è Myth ragazzi, questo è Myth, adesso mi sono ricordato il nome, e sembra che sia stato bannato, in realtà lui non è stato bannato, è stato solo sloggato da questo hacker che l'ha buttato fuori dalla partita. Tra l'altro ragazzi, approfitto per dirvi che dovete stare molto molto attenti, perché nella partita che giocate con un hacker, lui ha la possibilità, ha le forti possibilità di poter entrare in contatto con i vostri dati sensibili, quindi con i dati della carta che avete inserito. A me personalmente non è mai capitato, per fortuna, o almeno non mi sono mai accorto di partecipare a una partita che fosse anche presente un hacker. Però ragazzi, ve lo ricordo, ve lo sottoscrivo, ve lo ricordava anche l'utente che ha caricato questo video,
un utente italiano, vi ho già detto Mr. Brain, uscite subito dalle partite se vi sembra che ci sia un hacker, fregatevene di tutto il resto. Andiamo avanti a vedere delle altre clip, ragazzi, guardate, qua è stato killato e qua c'è di nuovo un hacker con il revolver che adesso easy, senza problemi, molto tranquillo dovrebbe riuscire ad andare a killare, esatto, altra gente da distanze improponibili, guardate da dove spara con il revolver, ragazzi, guardate che roba, io non so come sia possibile questa cosa, anche qua, guarda cosa va veloce, guarda cosa va veloce con lì davanti, guarda te, boom, giù così, boom. Attenzione, dovrebbe succedere qualcos'altro di interessante. No, finiva lì la clip, finiva. Questo è l'utente di prima che abbiamo visto anche che sta andando in giro molto tranquillamente. Non sta aspettando, viene colpito ancora, non sa neanche lui da dove. E viene tirato giù proprio così con due colpi di revolver da una distanza incredibile. Eccolo qua, quello che l'ha killato da sopra la collina. Cioè, ma ti sembra normale? Ma ti sembra normale? Allucinante. Avevamo già visto degli hacker su Rules of Survival, però questa è la prima volta che mi capitava di vederne uno anche su Fortnite, ragazzi, veramente veramente una cosa triste, perché a me sinceramente non piace giocare o veder giocare le persone che usano i trucchi, e secondo me, oltre a rovinare lo spirito del gioco, demoralizza anche i giocatori onesti che stanno che vogliono rilassarsi e giocare e divertirsi con Fortnite come facciamo un pochettino tutti. Ultimi minuti della clip, ultimi secondi, ragazzi, questa è la parte che abbiamo visto anche prima. No, credo vada a finire così, non si capisce bene cosa voglia farci vedere con questa cosa. Quindi, ragazzi, direi che possiamo tranquillamente stoppare questo video così. Vi ricordo ancora una volta, ragazzi, di uscire subito da ogni partita che vi sembra hackerata. Vi ricordo anche una cosa importantissima, andate anche sul canale di Mr. Brain, perché ha caricato veramente questo video interessante ed è giusto che i meriti vadano anche a lui, e i ringraziamenti per averci mostrato quello che succede anche su Fortnite. Io vi ringrazio tantissimo, ragazzi, per aver guardato questo video, vi ricordo un bel like se ancora non l'avete fatto e iscrivetevi al canale, ragazzi, cerchiamo di arrivare il prima possibile a 25.000 iscritti per avere delle grosse novità sia per me che per voi. Noi ci vediamo presto, ciao!